delle questioni relative agli interventi che si stanno intraprendendo da qualche mese al municipio e della parte viva, perché poi riguarda la vita di tutti noi quotidianamente, cioè la maggior parte delle segnalazioni che sono arrivate da quando ci siamo insediati al municipio hanno riguardato fondamentalmente l'abbandono completo delle aree verdi del nostro territorio e del nostro territorio, ma di tutto il territorio, quindi del municipio, e hanno riguardato principalmente la vicenda della sporcizia dei nostri territori, quindi le due aziende, l'AMA e l'Ufficio Giardini, che dopo la chiusura delle 52 esternalizzate che fornivano servizi alla città e dunque anche qui sulla pulizia del verde, sul servizio della differenziata e quant'altro, ovviamente abbiamo vissuto anni di blocco di servizi, quindi questi servizi abbiamo trovato, devo essere sincero, una situazione veramente grave. Allora, Villaggio Olimpico, facciamo un asse, Villaggio Olimpico, Piazza delle Belle Arti. Stiamo parlando di diciamo, numerose aree verdi, non luoghi, alcuni invece luoghi che dovrebbero essere riqualificati per essere vissuti dalle persone che abitano in quartiere. Villaggio Olimpico abbiamo subito notato una cosa, c'è un fatto fondamentale, i supercondomini, cioè i palazzi delle Croci, hanno una grande cura del verde proprio perché vissuto direttamente dai condomini e dagli abitanti ed è eccezionale a volte l'approccio virtuoso anche nella cura delle essenze arboree che si notano appunto nei cortili del Palazzo delle Croci, ma invece sugli square centrali, no, di attraversamento del Villaggio Olimpico e anche nei palazzoni, cosiddetti palazzoni, dove invece l'ATER ha ancora direttamente la gestione delle aree verdi, questo non funziona. Quindi il primo, diciamo, dato su cui ragionare, quindi noi abbiamo il nostro potere, quello di indirizzo e di controllo delle cose, ma soprattutto di indirizzo, e quindi dobbiamo, come dire, indirizzare, le cose affinché vengano svolte correttamente per la fruibilità del bene comune. In questo caso stiamo parlando del verde. Con l'Ufficio Giardini abbiamo iniziato, quindi non è terminato, un lavoro di riqualificazione di tutte le aree verdi di attraversamento del Villaggio Olimpico. Abbiamo reso visibili gli incroci, dobbiamo terminare ancora l'intervento con lo sfalcio di alcuni oleandri che ancora occludono la visibilità dal punto di vista della sicurezza stradale e abbiamo, diciamo, a livello immaginario.